Bentornati, mi auguro che state tutti bene, anche se ho notato che una parte di voi l'abbiamo persa per strada, magari state già in rianimazione a causa dei miei video precedenti, un po' pallosi forse, ma questo è quello che è. Insomma, programmare può essere sia divertente, ma soprattutto quando si imparano le basi, due palle, insomma. Vabbè, per chi si fosse appena collegato, questa è la quarta puntata del mio corso Python per principianti. Vi consiglio di guardare i precedenti video, altrimenti non ci capite un ben amato cazzo. Comunque, io sono Fabio, sviluppatore etico full stack, e sto registrando questa serie di video per voi, italiani rinchiusi a casa a causa del coronavirus. Iniziamo la quarta parte di questo corso e cominciamo a studiare gli strumenti di controllo. Che cosa sono? Quali sono? Gli strumenti di controllo sono alcuni strumenti che possiamo utilizzare per controllare l'esecuzione del nostro codice, ovvero per decidere cosa deve fare il nostro codice, il nostro programma. Questi sono il loop while, il loop for e i condizionali if and else statements. Che detto così non vuol dire un cazzo, ma una volta che vi li ho spiegati capirete a cosa servono e come utilizzarli. Iniziamo dal primo di questi loops, di questi strumenti di controllo, che è il while loop. Il while loop è uno degli strumenti di controllo ed è molto efficace. Grazie a questo loop possiamo creare dei programmi complessi e automatizzare alcune operazioni ripetitive. Questo strumento utilizza una condizione, la verifica e esegue il codice contenuto al suo interno fin quando questa condizione è vera. Quindi while, che in italiano si traduce con finché, otterremo, facciamo un esempio. Allora, definiamo una variabile x e in questo caso diciamo che inizializziamo una variabile e gli assegniamo un valore, quindi 0. Poi iniziamo il nostro loop while il while loop si definisce così: utilizziamo la parola chiave while, poi definiamo un'espressione che quindi sarebbe la condizione che il nostro programma deve verificare, quindi in questo caso faremo una cosa molto facile, tipo allora verifichiamo che la x sia inferiore di 10, quindi il codice contenuto all'interno del loop eseguirà fin quando x quindi è inferiore a 0. Quindi la sintassi è questa: utilizziamo la parola chiave while, poi la condizione, chiudiamo la riga con i due punti, poi tutto il codice che inseriamo sotto questa prima riga lo indentiamo verso destra, quindi possiamo utilizzare o un numero equivalente di spazi oppure il tasto tab, o altrimenti, come avete notato, quando ho creato il loop, praticamente semplicemente andando a capo, il cursore all'interno della mia IDE viene subito posizionato nel punto esatto in cui devo iniziare a scrivere il codice. Questo lo ignoriamo per adesso, che ve lo spiego dopo cos'è. Allora, qui possiamo scrivere il nostro codice, quindi stampiamo la X sullo schermo e lo facciamo fino a quando questo valore rimane minore di 10. Allora, così com'è non va bene, perché praticamente il valore di x rimane sempre 0 e quindi questo loop va avanti all'infinito finché non cambiamo il valore di x. Quindi facciamo x è uguale a x più 1. Quindi in questo caso cambiamo subito dopo il nostro print statement, cambiamo il valore di x. E praticamente cosa succede? Allora vi spiego. Nel primo riga abbiamo inizializzato la variabile,
Qui abbiamo definito il nostro strumento di controllo, in questo caso il while loop, che verifica ad ogni iterazione, quindi per ogni giro che fa, questo loop verifica che la x sia inferiore a 10 e stampa il valore di x fino a quando questa condizione è vera. Poi in quest'altro rigo, al quarto rigo, cosa facciamo? Assegniamo ad x, cambiamo il valore ad x, quindi aggiungiamo 1 ad x, quindi al primo giro x è 0 ed è inferiore a 10 e quindi stampiamo il numero 0. Al secondo giro abbiamo aggiunto a x 1, quindi x è 1 ed è ancora inferiore a 10, quindi stampiamo la x, che in questo caso è 1. E nuovamente qui aggiungiamo un altro 1 alla x, e quindi il valore di x diventa 2. Questo assegnare il valore di x, cambiare il valore di x può essere fatto o in questo modo o altrimenti in questo modo. È esattamente la stessa cosa. Quindi x più uguale 1, quindi è uguale a questa sintassi qua, quindi che assegniamo il valore di x più 1, quindi 0 più 1 è 1 e x diventa 1. Al secondo giro 1 più 1 è 2, quindi x diventa 2 e così via. Io per praticità la scrivo in questo modo. E quindi vediamo qual è il risultato di questo loop. Penso ormai abbiate già intuito. Quindi in questo caso stampiamo i numeri da 0 a 9 consecutivamente, uno per linea. Ok, quindi all'interno del corpo del loop abbiamo il nostro codice e viene indentato a destra, cambiamo il valore della x e il loop si ripete fin quando questa condizione non risulta vera. Quindi il codice viene eseguito ciclicamente fino a che la condizione non cambia. Vediamo un po', possiamo anche utilizzare un'altra parola chiave che è else insieme al while loop, che praticamente eseguirà il codice al suo interno, quindi tutto il codice che scriviamo sotto la parola else, sempre indentandolo verso destra, verrà eseguito una volta che questa condizione diventa falsa. Quindi allora facciamo così, stampiamo fine. Quindi al primo giro x è uguale a 1 e quindi scusate, x è uguale a 0 e quindi è inferiore a 10, quindi abbiamo come risultato un boolean che dice è vero, quindi la condizione è vera e quindi stamperemo il valore di x che in questo caso è uguale a 0. Al secondo giro x è uguale a 1 è ancora inferiore a 10, quindi la nostra condizione è vera e stampiamo il valore 1. Questo lo facciamo fino a che il valore di x non diventa 10. Quindi x è uguale a 10 e è 10 inferiore a 10, no, perché è uguale, quindi otterremo un boolean false e non stamperemo nulla, ma il valore che viene indicato qui nell'else statement, quindi stamperemo end. Vediamolo in azione. Vedete, subito dopo il 9 stampiamo la stringa end e questo indica che il nostro loop è finito. Quindi in quest'altro esempio abbiamo utilizzato la parola else e praticamente viene eseguita, il codice al suo interno viene eseguito quando la condizione diventa falsa. Quindi bisogna fare attenzione, come ho detto prima, perché se noi omettiamo questo valore qui, quindi se noi dimentichiamo di incrementare il valore di x, la nostra condizione rimarrà vera all'infinito e questo si chiama infinite loop, un loop infinito che non finisce mai. Se io lo eseguo, vedete che il mio terminale stamperà 0 all'infinito
fino a che io non premo Ctrl C per interrompere l'esecuzione del codice. Quindi non vogliamo mai finire in un while loop per caso, ma lo utilizziamo quando ci serve e in alcuni casi può essere utile, ma la maggior parte delle volte è sempre bene ricordarsi di incrementare il valore della nostra variabile. Ok, adesso passiamo a un altro degli strumenti di controllo che è il for loop. Questo lo scrivo per dividere il nostro codice. Allora, il for loop è un altro degli strumenti di controllo. Possiamo usare questo strumento con tipi di dato sequenziali che abbiamo visto finora, come le stringhe, le liste, i dizionari, i tuples, o attraverso una delle funzioni integrate nel linguaggio Python, che sarebbe la funzione range, che dà come risultato una sequenza di numeri interi. Allora, lo possiamo utilizzare, vediamo, con le stringhe. Allora, come viene definito questo strumento? Iniziamo dal utilizzare la parola chiave for, seguiamo con il nome della variabile, in questo caso lo proviamo con le stringhe. Allora, con le stringhe, anche una stringa è una sequenza perché è una sequenza di caratteri, quindi se io dico for lettera in la stringa Fabio, il mio nome, stampa la lettera, ok, questo codice verrà eseguito in modo ciclico fino a che la mia sequenza, che sarebbe questa, non finisce, quindi fino all'ultimo carattere, e stamperò la lettera, quindi F, A, B, I, O, fino a che questa sequenza non finisce, una per riga. Quindi in questo caso il risultato è questo che vedete qui sotto nel terminale. Cos'è questa lettera? Questa è una variabile che noi assegniamo a ciascuna iterazione della nostra, ciascun ciclo della nostra sequenza. Quindi in questo caso può essere o scritta in questo modo, oppure possiamo creare una variabile, gli assegniamo un valore e la utilizziamo nel nostro loop. E il risultato è esattamente lo stesso, non cambia. La possiamo utilizzare, il for loop lo possiamo utilizzare con un'altra sequenza di dati che sarebbero le liste. Quindi, allora, definiamo una lista di numeri. Ricordate, no? Come una lista. Allora, ho definito una lista di numeri all'interno delle parentesi quadre, ogni elemento della lista è separato con una virgola e iniziamo con il nostro loop, quindi scriviamo la parola chiave for, poi cosa sono questi all'interno della lista? Sono numeri, quindi per ciascun numero, quindi numero, all'interno della lista numeri, utilizziamo la parola chiave in, numeri. Questo ci permette di ciclicamente analizzare la nostra lista e stampare ogni singolo elemento. Ok, quindi in questo caso avremo come risultato una cosa simile a quella di prima, ma da questo punto, quindi 1, 3, 6, 7 e 9, che sono esattamente gli elementi della nostra lista. Ovviamente la stessa cosa è valida se abbiamo una lista di nomi. Quindi Fabio, Serena, Carlo,
Luigi, eccetera, e facciamo la stessa cosa. In questo caso non chiameremo la variabile nome, numero, ma la chiameremo nome. Quindi nome in nomi, stampiamo, utilizziamo la funzione print. E cosa stampiamo? La nostra variabile nome. Vedete, noi non abbiamo definito la variabile nome, ma abbiamo definito la variabile nomi. La definiamo qui la variabile, che poi la possiamo, quindi in questo caso la possiamo utilizzare all'interno della nostra, del nostro strumento di controllo. E questo ci darà come risultato, ogni singolo nome della lista. Quindi immaginate di avere una lista di invitati, o una lista di utenti o una lista di dipendenti, potete raggruppare questi, i nomi di ogni utente, di ogni dipendente all'interno di una lista e poi ciclicamente scorrere nella lista e prendere ciascun elemento della lista. Quindi potete farci poi quello che volete, potete stampare o semplicemente il nome oppure potete stampare un messaggio. Insomma, una cosa del genere. Quindi il nostro loop ci darà come risultato nome, qui è bene mettere uno spazio, altrimenti è tutto appiccicato, nome Fabio, Serena, Carlo e Luigi. Poi, come abbiamo detto, la possiamo utilizzare con le sequenze, quindi un'altra sequenza sono i dizionari con... Allora, un dizionario. Come abbiamo visto nei video precedenti, allora definiamo una lista di utenti, un dizionario di utenti, quindi Fabio, e gli assegniamo un valore di età, poi Serena. Un altro utente, ok, abbiamo definito un dizionario che ha come chiave il nome dell'utente e come valore l'età dell'utente. Quindi in questo caso con i dizionari abbiamo a disposizione delle funzioni specifiche per i dizionari, quindi per questo oggetto. Quindi possiamo scorrere all'interno del dizionario attualmente in tre modi differenti. Allora, sappiamo che questo primo valore, la chiave, è il nome, quest'altro è l'età, quindi possiamo fare per utilizzare for, che in italiano lo traduciamo con per, quindi per ogni nome ed età, scrivo age, in user, utenti, poi dopo utenti se mettiamo un punto vediamo le funzioni le funzioni dell'oggetto dizionario. Quindi utilizziamo la funzione items, questo ci permette di assegnare ogni singolo elemento del dizionario, quindi la chiave a una variabile e il valore a un'altra variabile e poi li possiamo utilizzare all'interno del nostro loop per mostrare un messaggio, per esempio, quindi stampiamo, facciamo così, nome, poi età, l'età è age, allora in questo caso se notate c'è un errore, okay, perché abbiamo concatenato una stringa ad un numero, quindi questi sono numeri interi, sono integers, quindi come ricordate dalle precedenti puntate del corso dobbiamo convertirlo in una stringa per poter fare questo tipo di operazione.
Quindi in questo modo otterremo nome Fabio da 40, nome Serena da 38, nome Carlo da 44, nome Luigi da 55, eccetera. Allora, questo è uno dei tre metodi che possiamo utilizzare. Possiamo scorrere all'interno del nostro dizionario e prendere solamente il valore o solamente la chiave, e lo facciamo semplicemente utilizzando due funzioni differenti, al contrario di items che ci dà accesso a entrambi gli elementi. In questo caso, quindi, sia la chiave che al valore. In questo caso possiamo utilizzare la funzione keys per accedere solamente alle chiavi, quindi il nome e la variabile che abbiamo definito all'interno del nostro loop, e la stessa cosa la possiamo fare per i valori. Quindi utilizziamo la funzione values e stampiamo solamente il valore di questo dizionario, i valori di questo dizionario, che quindi sono tutte le età dei nostri utenti, e lo facciamo in questo modo. Ok, quindi primo caso li stampiamo entrambi, il secondo caso prendiamo solo le chiavi, secondo caso prendiamo solo i valori, e c'è un errore. Definito name, perché è nome, dove l'abbiamo messo questo name? Niente, non c'era. L'errore era l'arrivo a prima, mentre scrivevamo. Allora, quindi primo caso abbiamo sia il nome che il valore, quindi nome Carlo, età 44. Poi nel secondo caso, quindi in quest'altro esempio qui, abbiamo solo il nome, quindi abbiamo preso solamente le chiavi, e in quest'altro esempio qui abbiamo preso solamente i valori, quindi l'età, e è l'ultimo esempio qui nel terminale. Allora, anche con il for loop possiamo utilizzare la parola chiave else, che mostrerà un messaggio una volta che il loop è completo. Quindi abbiamo finito di scorrere all'interno di una lista, di una stringa o di un dizionario, di una sequenza, quindi utilizziamo else qui, stampiamo fine utenti. Quindi in questo caso, nel terzo esempio, quindi dove prendiamo solamente l'età, avremo un ulteriore messaggio. Lo abbiamo, sì, eccolo qui. Quindi nell'ultimo esempio abbiamo tutti i valori, abbiamo preso tutti i valori, li abbiamo abbiamo stampato questo messaggio: età 2 punti e l'età dell'utente, e alla fine utenti questo messaggio. Quindi vediamo un po' adesso, più o meno questo è tutto per il for loop. Adesso vediamo un altro strumento di controllo, che sono gli if, else, else, if, else. Allora, questo è un altro strumento di controllo che viene utilizzato moltissimo, e viene anche utilizzato in combinazione con i precedenti per verificare quando una certa condizione è vera o falsa, ed eseguire un blocco di codice a seconda delle diverse circostanze. Questo strumento viene utilizzato
viene definito utilizzando le parole chiavi if, che è la parola principale, elif, che sta per quindi se, altrimenti, oppure, quindi le possiamo tradurre in questo modo in italiano. Quindi iniziamo dalla parola chiave if, a seguire c'è una condizione, poi possiamo utilizzare la parola chiave elif, che sarebbe altrimenti. Anche essa viene seguita da una condizione ed infine se nessuna di queste due condizioni dà come risultato vero, quindi un boolean true, verrà eseguita l'ultima condizione, quindi l'ultimo blocco di codice che segue la parola chiave else, e quindi in caso otteniamo un risultato falso da questa condizione che verificheremo. Il codice all'interno del blocco else viene eseguito. Faccio un esempio. Allora, questo esempio lo facciamo un po' più complicato, un po' più interessante. Definiamo una variabile nome e in questo caso utilizzo una delle funzioni integrate nel linguaggio Python. Che è la funzione input che permette all'utente di interagire quindi con il programma, e qui chiediamo di inserire il nome dell'utente. Ricordate, questa funzione l'abbiamo già studiata nel video precedente, quindi se non ve la ricordate, magari l'avete saltato, ricordate il video di prima. Allora, questa ci assicuriamo di ottenere una stringa, c'è una parentesi troppo, quindi il risultato deve essere una stringa lowercase. Ok, quindi abbiamo un nome che viene inserito dall'utente e lo formattiamo come più ci piace, quindi in questo caso l'ho formattato come caratteri minuscoli e mi assicuro che sia una stringa. Quindi se l'utente inserisce un numero invece di ottenere un numero avrò una stringa. Poi creiamo un'altra variabile, admin sta per amministratore, e gli assegniamo una stringa con il mio nome, Fabio. Adesso utilizziamo lo strumento if else per verificare se l'utente è o meno l'amministratore può essere del sito, di qualsiasi cosa, insomma. Quindi if nome è uguale admin, quindi se il nome che l'utente inserisce è uguale admin, è uguale al nome contenuto nella variabile admin, stamperemo un messaggio, quindi ciao, 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 nome. Sei l'amministratore, altrimenti nel caso in cui l'utente inserisce un nome diverso, quindi possiamo fare else if nome uguale Serena, e in questo caso assegno il nome a una variabile per praticità e lo stampo anche se questo non serve, ma comunque ciao manager my Poi utilizziamo un'altra parola chiave che è la parola chiave else, quindi se il nome dell'utente che l'utente inserisce è uguale al nome che ho definito nella variabile admin, stamperemo questo messaggio, altrimenti oppure stampiamo se il nome è uguale al possiamo fare così.
Quindi creiamo un'altra variabile manager, quindi il nome è uguale al nome che ho definito nella variabile manager. Quindi questo non mi serve. Diciamo, potremmo dire ciao manager, e quindi il nome all'interno del manager, quindi Serena, hai accesso al sistema come manager. Altrimenti, quindi se nessuna di queste condizioni è vera, potremmo stampare un messaggio spiacente. Non puoi. Al sistema. Non puoi accedere al sistema, punto. Quindi vediamo qual è il risultato di questa operazione qui, di questo codice, questo programma che abbiamo creato. Lo eseguo. Vedete qui la riga di comando si è bloccata e attende che inserisca qualcosa, quindi abbiamo detto che devo inserire un nome, inserisco il mio nome e il messaggio che otterrò è questo: ciao Fabio, sei l'amministratore. Riproviamo. Mario, ho inserito, e spiacente, non puoi accedere al sistema perché Mario non è né l'admin né il manager. Se inseriamo il nome Serena. Ciao Serena, hai accesso al sistema come manager. Se allora, sì, perché ho utilizzato questa funzione sulla stringa. Che succede qua? Ok, perché ho inserito questa funzione? Se io lo inserisco in caratteri maiuscoli, se utilizzo la prima lettera maiuscola e il resto minuscolo, o se lo scrivo tutto in caratteri maiuscoli, il risultato non cambia. E ovviamente è quello che vogliamo. Non vogliamo che il programma sia influenzato da come l'utente digita il suo nome o in questo caso mostrare un messaggio piuttosto che un altro, quindi. Allora, vediamo poi altre due parole chiavi che vengono utilizzate insieme a questi strumenti di controllo, che sono le parole chiavi break e continue. La parola chiave break e continue vengono utilizzate per indicare al programma di interrompere l'esecuzione o continuare al prossimo passaggio a seconda delle esigenze. Quindi le possiamo utilizzare a seconda della nostra esigenza, di quello che il nostro programma deve fare. Quindi vediamo allora. Break. Break e continue. Allora, creiamo un altro loop. In questo caso ho utilizzato la funzione range per ottenere una sequenza di numeri da 0 a 100 e gli assegno ciascun numero alla variabile x, e adesso verifico se la mia x, facciamo così, modulo 10 è uguale a 0, quindi è un multiplo di 10 la x, interrompiamo l'esecuzione, saltiamo il numero e proseguiamo alla prossima. Al prossimo giro, quindi alla prossima iterazione. Altrimenti, se utilizziamo di nuovo if, quindi se la nostra x è maggiore, per esempio, di 75, in questo caso interrompiamo il nostro programma, altrimenti stampiamo la x. In questo esempio ho racchiuso entrambe le parole chiavi, così possiamo vedere come funzionano. Quindi ogni volta che incontriamo un multiplo di 10 lo saltiamo e passiamo al numero successivo grazie alla parola chiave continua. Poi mentre in quest'altro
caso, quando la nostra parola chiave è il valore di x, quindi abbiamo raggiunto un numero maggiore di 75, il nostro codice si interrompe. Questo lo otteniamo grazie alla parola chiave break. Quindi vediamo qual è il risultato. Abbiamo disattivare questo, altrimenti continua a seguire l'infinito. Ok, allora vediamo un po' il nostro risultato. Facciamo una cosa un po' più corto il risultato, e facciamo che a 7 e utilizziamo un 2, così che possiamo avere un risultato un po' più breve. Allora, ogni volta che quindi la x diviso 2 il risultato è 0, saltiamo il numero e passiamo all'iterazione successiva. Una volta che x è maggiore di 7, interrompiamo il nostro ciclo. Quindi il nostro programma stamperà 1, 3, 5 e 7, perché verificherà al primo giro, quindi 1 lo stampa perché 1 modulo 2 non è uguale a 0, poi arriva il numero 2 e 2 diviso modulo 2 dà come risultato 0, quindi il 2 saltiamo. Poi passiamo al numero 3, che lo stampiamo perché il 3 modulo 2 non dà come risultato 0, quindi la nostra condizione non è vera ma è falsa, quindi stamperemo il valore. Questo fino a che non raggiungiamo il valore di x che è maggiore di 7, quindi in questo caso interrompiamo il nostro programma e stamperemo comunque il valore di x, quindi stampiamo il 7. Una volta che abbiamo raggiunto il numero 8, quindi stampiamo il 7 e ci fermiamo, quindi all'8 non proseguiamo perché 8 sarebbe modulo 2, sarebbe comunque 1 0 come risultato, quindi questa sarebbe vera e dovremmo continuare al prossimo numero, quindi comunque il nostro programma si interrompe qui. Adesso vediamo un'altra parola chiave che avete probabilmente visto prima quando creavo il while loop, che è la parola chiave pass. Concludiamo con questa parola chiave che praticamente non fa niente. Viene usata semplicemente per indicare che uno strumento di controllo, una funzione, una classe sono stati definiti ma non ancora implementati, quindi non abbiamo scritto nessun codice, ma utilizziamo la parola chiave pass semplicemente per far sì che il nostro codice non dia errore, quindi altrimenti ve lo mostro subito, quindi pass. La parola chiave pass, allora la utilizziamo così, inizializziamo una variabile. Come abbiamo fatto prima per il while loop, poi creiamo un loop e in questo caso la nostra espressione sarà x maggiore di 10, minore di 10, e poi utilizziamo la parola chiave pass. Quindi in questo caso se io eseguo il codice, il codice si blocca qui, non fa niente. Lo possiamo reinserire, vedete, si blocca qui. La stessa cosa può essere fatta con la funzione con if in range 10 pass. Quindi in quest'altro caso. Questo lo cancelliamo, non ci serve. In quest'altro caso vedete il codice non fa nulla, si ferma qui, mentre nel while loop il codice era bloccato e attendeva che inserissimo il nostro codice, quindi che facessimo sì che la nostra variabile x cambiasse di valore. In questo caso non succede nulla e eseguiamo il codice fino a quest'altro blocco che abbiamo creato qui. Poi la
La stessa cosa vale per il loop for. Abbiamo definito una variabile nomi qui sopra, utenti, numeri, nomi, sì, allora nomi. Anche qui, vedete, in quest'altro loop il codice si ferma, non succede nulla e possiamo proseguire con un'altra operazione successiva. Quindi se successivamente a questo blocco di codice abbiamo altro codice che deve seguire, ma qui non abbiamo scritto nulla perché stiamo ancora pensando, possiamo utilizzare la parola chiave pass che ci permette di passare al punto successivo, mentre nel while loop questo non avviene. E per ora è tutto, nel prossimo video studieremo come definire una funzione e come utilizzarla. Nel frattempo fate pratica con questi strumenti di controllo che abbiamo visto finora. Se qualcosa non vi è stato chiaro, riguardate i video precedenti. State a casa, stay safe e ciao, alla prossima. Insomma, dai, no? Se vi è piaciuto il video mettete un like, fate un po' come cazzo vi pare, mettete un commentino, ma non fate i morbosi, quelli che non Ma che fanno. No, morbosi, che morbosi. Che c'entra? cazzo Il c'entrano quelli? primo! Non fate addormentati, quelli in stato di rianimazione. Insomma, mettete un like, mettete mi piace, fate un commentino, dite ciao Fabio, grazie di questo video, oppure mazza che palle sto video, Fabio, dite le cazzate durante. Ma fa come cazzo ti pare, ma due palle con questo video non si può sentire. Fabio! Vabbè, insomma, bella, non rimanete a casa, non uscite, non fate cazzoni e bella alla prossima.